Grazie mille, un caro saluto, Laura. Grazie, grazie Elena. Torniamo in studio, ma chi è la più chiacchierata? Ma chi è? Vabbè, non fa Non sono niente. un grande Io, a me esperto. piace il gossip quando vado al barbiere, leggo qualcuna di quelle riviste lì, però diciamo capita una volta ogni 2 mesi, quindi non Ma chi sono. sarà? Chi sarà? Neanch'io lo so. Vabbè, Però allora, possiamo fare i torniamo da complimenti Stefano. anche noi a questa un'iniziativa che prova a raccontare le cose che funzionano in Sì, Italia. È una bella la cosa rubrica, Elena. Sì, finalmente sì, che sì. rompe lo schema in cui tutto solo va male. Poi ci sono anche delle belle cose che Che succedono, no? succedono in Italia? Sì, tra l'altro io Elena la conosco professionalmente perché è una collega che lavorava a Milano con cui abbiamo collaborato, è una professionista proprio anche nel campo della politica, però sa, si deve lavorare, quindi benvenga che ci sia qualcosa che parte e che Ma permette a poi tanti giovani di se in una andare fase come questa, un'operazione anticiclica con un gruppo di giovani che si lanciano avanti. in una Bravo Luca. startup di informazione, non può che essere salutata Con affetto e con con tutto il affetto. nostro in bocca al lupo. Torniamo al nostro amico invece Stefano, mi sembra, sì, perché diceva che a lui risultava che nel 2013 si sarebbe parlato ben poco di responsabilità sociale Ma civile che in d'impresa. realtà la responsabilità sociale di impresa è un grande Cioè. contenitore in cui ci sono tante azioni possibili, in parte legislative, in parte semplicemente di collaborazione quotidiana tra pubblico e privato, e in parte anche semplicemente cose che possono fare i privati in autonomia anche senza il pubblico. Il B2B che citava Stefano è una parte di questa responsabilità sociale d'impresa. È l'accordo di coprogettazione per investimenti strutturali che in Europa è molto affermata e ha permesso, per quanto ne so io, poi ho fatto per breve periodo la progettazione europea, però ha permesso alcune start-up importanti di grandi aziende in Europa, che però in Italia non è permesso per una legislazione arretrata. Quindi è Come? vero che nel 2013 presumibilmente poco succederà per Io mi quanto ci auguro che nel riguarda. 2013 il nuovo governo di qualsiasi colore sia abbia la forza e il coraggio di mettere in campo subito, fin dai primi giorni, alcuni dispositivi che favoriscono la responsabilità sociale d'impresa, il B2B, come tante altre formule di collaborazione. Faccio un esempio. Noi abbiamo un problema storico in Italia in cui la legislazione non permette, non dico vieta, ma non permette, per esempio, al privato di fare liberamente un investimento in uno spazio pubblico, magari nelle adiacenze della propria proprietà, perché ci sono una serie di passaggi burocratici lunghissimi in cui l'unico titolare dei lavori pubblici è il Comune di Milano su una piazza di proprietà del Comune di Milano. E questo significa che anche un'impresa che avrebbe voglia di fare una bella fontana, una bella piazza o ristrutturare una strada, una Certo. fognatura, deve passare attraverso una serie di iter infiniti Diciamo quando che non comincia riesce. neanche. Quindi ci vuole uno snellimento delle pratiche burocratiche con l'obiettivo di una collaborazione fattiva tra pubblico e privato per l'interesse comune di tutti. Ecco, questo era quanto. Ringraziamo anche Stefano per la sua attenzione. Torniamo a parlare di politica. Ieri abbiamo visto nascere, nel senso tra ieri e l'altro ieri, questo centrodestra nazionale. Abbiamo sentito parlare, tra poco parliamo anche della vittoria di Ambrosoli. Abbiamo visto delinearsi prima a livello nazionale con una sola russa, poi proprio mentre eravamo in diretta qui ieri da Regione Lombardia sono arrivate le adesioni sempre di La Russa, Alboni e Maccari e al Comune di Milano che Ma si al Comune di dice? Milano il problema è questo, che diciamo, gli amici della sinistra erano così impegnati con le primarie che il Consiglio Comunale ormai si riunisce pochissimo Questa cosa l'ho già sentita, che le e primarie hanno un po' bloccato il comune. stiamo Io l'ho approvando a già cuor sentita. meno delibera, cioè io sono un po' preoccupato perché alla fine noi qui discutiamo Non amabilmente di sembra politica, molto, però il capisci? nostro ruolo sarebbe quello di approvare delle delibere, di esaminarle, di verificarle. Diciamo che fra le primarie del centro-sinistra e le elezioni politiche, le primarie per scegliere i parlamentari, eccetera, credo che l'attività del comune rimarrà piuttosto bloccata come lo è già stata negli ultimi 2 mesi, perché i colleghi Non sembra giustamente molto. facevano Continuo a essere in comune dalla mattina alla sera, io loro non so lei facevano cosa fa. Ma propaganda per Vendola, per Renzi e per Bersani, insomma, alla fine chiaramente questa è un'attività che porta via del tempo rispetto all'attività amministrativa per la quale noi siamo preposti. Insomma, mi sembra proprio bassa macelleria, visto che lunedì eravamo in consiglio, giovedì scorso eravamo in consiglio, lunedì scorso Sì, era in ma consiglio. Nei primi 10 giorni cioè, ho rispondi a questa fatto domanda. 19 tra Dimmi commissioni e consigli. le delibere importanti che Beh, ti abbiamo fatto ricordi. lunedì, abbiamo votato due importantissime delibere di ristrutturazioni in giro per la città, abbiamo cambiato un regolamento comunale, due regolamenti
parlamenti comunali, vabbè, li abbiamo cambiati. Abbiamo, diciamo, so che a voi piacciono solo le grandi delibere, no, in cui si questo può fare l'ostruzionismo, un... perché è la grande battaglia. Però è importante anche amministrare la città. Quattro delibere in un giorno che permettono la ristrutturazione edilizia all'interno della città, la riqualificazione edilizia, però, cambiano dei regolamenti per agevolare. Insomma, non è che si può sempre fare solo propaganda. Luca Gibilini, sentiamo De Pasquale. Ti do un consiglio perché sono un consigliere, diciamo, che ha è un consigliere dal consiglio, giustamente. Chi ha più esperienza di te. Ti dico che quando una giunta come la vostra non predispone i progetti nei suoi primi anni di vita, come siamo in questo momento, poi dopo non riesce a portare a termine le cose, perché certo, tu sai benissimo che per fare un progetto ci vogliono 6 mesi, per espletare la gara ce ne vogliono altri 6, per realizzare una cosa che sia, diciamo, edificata ci vogliono più di 2 anni. Quindi se voi non vi sbrigate ad approvare un po' di strade, un po' di scuole, un po' di rifacimenti di parchi, insomma un po' di opere pubbliche, la città si ripresenterà all'appuntamento con l'Expo con uno stato di manutenzione veramente pietoso. Beh, abbiamo fatto più... i primi buchi io li comincio già a vedere. Abbiamo fatto più delibere in 1 anno e mezzo di quanto l'ha fatto la Moratti in 4, quindi vuol dire che... No, le delibere. Non ti confondere. A me sembra che stiamo lavorando molto, molto bene. Se per Expo siamo riusciti con le delibere, attraverso le delibere e il lavoro fatto, a far partire una cosa ferma da tutti questi anni, adesso, significa che adesso qualcosa stiamo facendo. Adesso il centro-sinistra è tranquillo, perché comunque Bersani è stabilito, Ambrosoli bravo, è stabilito, visto in televisione chi di due? Ambrosoli. L'ho visto in televisione, mi ha dato di nuovo qualche speranza di poter magari vincere la Lombardia al centrodestra, cioè l'ho visto molto proprio una persona... Sperate. No, cioè lo facevo, come dire, un candidato più tosto. Mi è sembrato. Ma Maroni sembra essere a questo punto l'unico candidato, se togliamo Albertini, che non sembra essere proprio legato a filo doppio con il PDL, perché anche ieri le voci che arrivavano erano un'alleanza con Maroni, per ora non smentita, per Maroni. Guarda, io parlo a titolo personale, certo. A me piace molto più Albertini di Maroni, però naturalmente, siccome siamo un partito serio, quando poi alla fine si tratterà di trarre le somme e decideremo di questa nuova formazione del non di tutti gli ex AN, però sostanzialmente degli ex AN, lei che cosa pensa del centrodestra nazionale? Ma io penso questo. Che correrà, che... peraltro, pare a fianco del PDL, non è una spaccatura in genere, così è stato dichiarato anche ieri telefonicamente, di parte pesante, però è uno spostamento. Io penso, guardi, che diciamo sarebbe stato meglio in Italia che si fosse affermato un vero bipolarismo. Purtroppo non ci siamo riusciti per una serie di problemi che porterebbe via un'intera trasmissione. Certo. Quindi adesso, come già ha fatto il centro-sinistra, che presenta un'offerta politica per i suoi elettori di sinistra piuttosto variegata, si va da Renzi fino plurale agli amici come Gibellini, insomma, che sono abbastanza sinistra radicale. Certo. Io penso radicale, sono un'altra cosa. Sinistra, diciamo, sinistra di quella di un tempo. Diciamo, ma che un tempo? Quella della vera rivoluzione comunista. Ma che cosa però, diciamo, a parte questo, io penso che anche nel centrodestra a questo punto, probabilmente per rendere, come dire, l'offerta ci più vuole varia, un centrodestra, giusto, che è un po' più a destra. Io dico, per esempio, è giusto che ci sia una lista di destra che tiri fuori con i dovuti attributi tutta la tematica della sicurezza, dell'immigrazione, eccetera. Quindi io non mi spavento. Quindi c'è fatto una che sinistra, nato... c'è un centro-sinistra è una sinistra più a sinistra, un centro-destra. Che ci sia un centro-destra anche con una destra più identitaria mi sembra comunque un fatto positivo. L'importante è che poi una volta che vengono eletti siano in grado di avere un programma comune. Io su questo punto ho sempre notato che le coalizioni di centrodestra sono comunque sul programma più compatte di quelle di centrosinistra. Potremmo fare molti esempi. Sul far niente. Sì. Questa era la voce di Pasquale. Però faccio una PDL. Domanda, perché prego, poi una domanda una da osservatore. Insomma, non da Pasquale leggo sui giornali il fatto che siete talmente un partito serio che si sta spaccando e si sta spezzettando. In Comune di Milano esce sul giornale oggi che 2 usciranno dal PDL per costituire questo nuovo centrodestra soggetto nazionale. È vera la verità, cioè se i giornali lo dicono, aspetta, insomma io ti vorrei far presente una domanda. Se andiamo a prendere